Onorevole Totaro, però lei, però io la chiamo, lei vedrà che adesso se prova vota. Bene. Di Gioia. Kronbichler. Ok. Altri che non riescono a votare? La vota... Ah, no. Onorevole Savino. Onorevole Sandra Savino. Ok. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 444, votanti 359, astenuti 85, maggioranza 180, favorevoli 68, contrari 291, la Camera respinge. Pagina 11 del fascicolo 2.039, onorevole Allasia. Grazie Presidente, esprimo il favorevole all'emendamento 2.039 da parte del gruppo della Lega Nord. Grazie a titolo personale, onorevole Pini. Grazie Presidente. Sempre nell'ottica di informare il Parlamento dei risultati ottenuti sulla scorta di questa cooperazione bilaterale per l'esecuzione dell'operazione congiunta di polizia, alziamo un attimino l'asticella e andiamo su quello che è il problema principale di questi nostri tempi, cioè capire a che tipo di risultati si possa divenire grazie a questo tipo di cooperazione, collaborazione, di operazioni congiunte riguardo al contrasto e alla repressione del terrorismo di matrice jihadista. Perché insomma, le cronache sono lì a dimostrazione del fatto che il principale rischio per le nostre genti e per la nostra società nasca proprio da questo tipo di minaccia e quindi chiedevamo che su questo tema specifico ci fosse un'informativa, ma anche qui, ripeto, silenzio assordante da parte del governo. La ringrazio. 2.039 Gianluca Pini, parere contrario della Commissione e del Governo, la votazione aperta.